nell'episodio precedente. Allora, intanto la macchina sta bene. L'ultima volta abbiamo fatto un acquistone, abbiamo speso la metà dei nostri soldi. L'ultima live, signori, impiantone stereo montato. Questa era la mia sveglia nel 2009. Era proprio lei. Ma quanto cazzo è bello sto gioco, ragazzi? Ma è bellissimo, scusatemi. Ma è fantastico. Ma tu vivi nel... Spettacolo, ragazzi. Ma guarda che bella. Che bella che è. Ma che bella è sta macchina. È un po' come fosse mio figlio, sapetemi. Quasi quasi mi commuovo. Zia, se non me la passi. Sono arrivato con una tamarragine assurda. Se non mi passa la revisione, cazzo. Ed ecco che avviene il processo di revisione. Fatto. Sì! Non sono sicuro di quello che è successo, ma la tua macchina è passata. Ah. Oh, figa! Merda, non vedo. Aspetta. Arriva. Mi sta parlando adesso? Eccolo! Minä on kuule helvetin rikas mies. Miljonääri. Kiitos ja näkemin. Signori, Jocke Olevi ha vinto 5 milioni di marchi finlandesi alla lotteria. Ha deciso di farci probabilmente questa confessione a causa dell'ubriacatura che ha, del fatto che sia ubriaco e del fatto che siamo gli unici amici che ha, perché l'abbiamo portato 5 volte a casa e nessuno l'ha... gli abbiamo venduto l'alcol, nessuno l'ha mai cagato così tanto. E ci ha fatto questa confessione. E allora cosa ha fatto? Ha preso questi 5 milioni, li ha messi in una valigetta e li ha nascosti nel bosco da qualche parte. Ok, abbiamo due vie. Essere fedeli a Jocke, quindi continuare il nostro lavoro su My Summer Car lavorando tanto, facendoci un mazzo tanto e giocando tante ore, spurgando merda, portando legna, portando la nonna in chiesa, portando le fragole alla nonna, andandole a fare la spesa, i pesci, eccetera. E poi Jocke diventa ancora più nostro amico, ci chiederà di aiutare a trasferirsi in città e con i soldi si compra una piccola casa per Ajarvi, una parte dei soldi, noi lo aiutiamo a trasferirsi, ok? E ci dà un po' di soldini così, ma pochi, e possiamo continuare a vendergli l'alcol, ok? Questa è la route amici di Jocke, o possiamo sbatterci nel cazzo, completamente girargli le spalle, e passare un po' di tempo a cercare questa valigetta, e diventare dei fottuti milionari, e non dover mai più lavorare su My Summer Car, avere talmente di tanti di quei soldi da far schifo e poterci comprare tutto. Va anche a pagare le bollette, secondo me. Come ha detto, Jocke ha nascosto questa valigetta in giro.
come funziona? La valigetta è una semplicissima valigetta marrone, classica valigia, quelle antiche che si usavano da viaggio, tipo avete mai visto Mr. Bean, la valigia che aveva Mr. Bean. La valigia spona a caso, ci possono volere una sorta di sirene un po' più grossa della 24 ore, è una questione di culo. Ci sono spawn nell'area nord-est della mappa a caso. Quindi possiamo metterci 2 ore per trovarla. Possiamo metterci 1 secondo per trovarla. 10 minuti, 30 minuti. Sono comunque 13 punti da controllare. E molti sono situati a loppe. Quindi direi di partire... Perché dove abita il buon... il nostro amico. Quindi direi di partire da loppe. E andare a vedere se riusciamo a trovare questa valigetta. Vado a loppe. Le gomme me le ha date Flitari, erano pronte. Non mi ha chiamato, ma erano pronte. Madonna! No, spona sicuramente lontano dalle strade. Spawno nel bosco pieno. Infatti scenderemo e andremo a cercarla a piedi. E c'è anche un rischio che spawni nella... sì, è difficilissimo da trovare ovviamente, perché sennò sarebbe una cagata troppo facile. C'è anche il rischio che spawni nella palude e che sia sott'acqua e quindi invisibile. Oh no, cos'è? Mi è scoppiato qualcosa, ragazzi. Ci deve essere partito qualcosa sicuro. No, ma l'olio sembra. No, di olio ce n'è. Ma qua sembra tutto regolare. Non credo siano le gomme. No. Gioco sbuggato del minchia. Ecco, da qua possiamo vedere meglio. Secondo me qualcosa dentro scoppia. Qualcosa si è rotto, ecco. Madonna mia, ma sono fortissimo. Sono mostruoso. Almeno le birre sono salve. Sì, meno male, va. Ora mi è morta anche la batteria. Viene brutto tempo, ragazzi. E si mette a piovere. È il karma. È il karma che ce l'ha con noi, perché sa che vogliamo fare una cattiveria a giochi. Le molle delle valvole sono rotte. E apriti. Non si apre la portiera? Da cosa si evince? Ah merda, ma ne mancano 2. Si sono rotte queste. È rotto questo pezzo qua. Manca qui. Questo è mio cugino. Che ore sono? Posso andare a comprare il pezzo nuovo se mi dà un passaggio stoppirla. Mi porti da... per favore, mi porti da coso? Dove mi porti se salgo con te? Vorrei andare da Flitari. Da Flitari, bro. Da Flitari. Mi porta a casa, mi sa. No, non a casa, no, non a casa. Madonna mia.
Vai piano, va. Ogni tanto la cambia la marcia, eh. Guarda la manina. Non ce l'ha la radio lui. Però c'ha la vodka. No, non voglio andare a casa. Devo andare a... Madonna. No, è mio... Come un nene? È mio cugino. E che sei lì? È il figlio del... di quello che viene... Nocchio, eh! Frena, eh! Frena! Frena! Dio mio! Cosa risuoni al treno? Ma sei scemo! Siamo passati così, eh! Tanto così siamo passati. E che cazzo suoni? Non è che se suoni passi, eh? Sei scemo, sei più suonato di tuo zio. Hanno fatto bene a tuo zio a togliere la patente e a te dovrebbero toglierla. Adesso va piano perché si è cagato, eh? Dove cazzo... vai! Vai! E tu dormi? Vai! Sai che cuoti... Oh, oh. Dai, cambia marcia, metti la seconda. Le tira queste marce. Dai, fai, vado a prendere da mangiare, tanto lui fa il giro. Che salva, aspetta, presto, chiudere. Cosa ha fatto sto coglione quando non c'ero? Cosa è successo? Sto deficiente. Che ha fatto? Sapete perché guidava così? Perché l'ho mandato a fare in culo. Lo mangia a quel paese, si incazza, si mette a guidare così. Non sto scherzando. Ricarichiamo, sappiamo che c'è un pezzo del motore che ormai è rotto. Che si rompe se guido. Quindi andiamo col furgoncino dello zio. Vi mostrerò il perché. Ho sbagliato sempre. Ho sbagliato. Vabbè, potevo anche. Che ore sono? Oh, sono quasi le 9. Sta per iniziare il rally. No, non sono ancora pronto per il rally. Sarò pronto. Ci prepariamo questa live. Senza Casper non sarei stato in grado di partecipare a... di preparare la macchina. Casper l'ha già fatto. Se ne intende di queste cose. Io zero. Di motori. Mi ha preparato dei PDF importantissimi, Casper. Per poter riuscire a fare il rally e a smontare la macchina e a rimontarla per poter fare bene il rally. Quindi grazie Casper, perché questo ad esempio me l'ha fatto lui per me, cioè mi ha preparato questo PDF, guardate come me l'ha fatto bene questo PDF per spiegarmi come togliere il motore dalla macchina. L'ha fatto tutto lui, per poi montare le cose da rally. Ma ha fatto la lista delle cose da comprare. Guardate quanto costa. 89.959 per ricreare la macchina per fare il rally. Tutto. E mi ha linkato questo video che sono i 13 posti dove la valigetta spona per trovarla più velocemente. Perché sennò ci faremo un culo così. Però guardate, un lavoro ma bellissimo. È stato mega gentile. Se riusciamo a preparare la macchina e andare ai 200 all'ora... E fare il rally è grazie a Casper, che ha anche incluso lo zio Timo. Guarda che belle immagini che ha messo. Guarda che meraviglia. Mi ha messo l'olio motore qua. Guarda che bello. Cioè, grazie Casper, davvero di cuore. Inizia il rally! Il primo che parte è Leiska Louko. Guardate la velocità. Dobbiamo fare questa velocità noi. Dobbiamo andare sui 150, eh. Eccolo! Si è schiantato, ma non so se è per la... Ma cos'è questo deretano di qualche finlandese? E dai, chi è? Ah, questo è Jock che ci ha detto che sua moglie l'ha mollato di che si trasferisce. Appena Jarvis lo aiutiamo a spostare i mobili. Col cazzo. Io ti vado a cercare la valigetta e ti rubo tutti i soldi. Eccolo, sì! Sì, sono incartati come ci godo. Però l'hanno spostato il camion, sono fortissimi. Sì, sì, stronzi. Allora, ragazzi, si parte così.
si parte facendo una bella pisciatina e andando a cercare qui proprio all'aria aperta e andando a cercare dove si trova, dove si situa la valigetta. Allora, ci sono 13 posti dove questa valigetta può essere, ma questi sono i posti in cui può spawnare la valigetta e alcuni sono anche sotto l'acqua e non vedersi. Questo è lo spawn numero 1. C'è, vedi, lui ti aiuta. C'è quella casa lì. Ecco, praticamente lì. Eccolo qui. Il primo spawn, credo che abbia fatto vedere lui, è qua. È questa X qua. Andiamo avanti nel video. Vediamo se ci ritroviamo con altri punti. Spawn 2, ecco, lo spawn 2 è già in mezzo alla merda. Cioè, trovare una roba del genere è folle. E dove eravamo l'ultima volta? Sotto un albero qua. Spawn 3, dall'abitazione. Il 5... La madonna. Vabbè ragazzi, andiamo a peraggiarvi. Tanto questo coso qui parte da peraggiarvi e partiamo da lì. Intanto che andiamo a peraggiarvi, facciamo già la spesa. Faccio già il big ordine di tutti i pezzi del rally. Tanto si paga la consegna. Io la consegna spero di avere già i soldi. Quindi vedi, la cosa del catalogo Casper, di nuovo, grazie mille. Devo prendere tutta sta roba qui. Ma sai cosa? Io compro tutto. E sai cosa faccio? Compro anche il computer. Io anche il computer compro. Guarda, questa qui è l'envelope per comprare il computer. Ma sì, ragazzi, diventiamo milionari. Chi vuole essere milionario? Che me frega a me. Io piglio tutto. Questo. Voglio tutto. Questo. Ah, cosa compriamo? No, offset cosa vuol dire? Cosa compriamo di cerchioni? Cerchioni per i rally? Ma ne compro tre. Poi scelgo quale. Tre che mi piacciono. Questo. 5. Voglio anche questo, tanto per. E questo, perché mi piace. Voglio questa roba qui, che non me ne faccio un cazzo. Sta roba leopardata, perché sì. E anche rosa. Poi questo tutto l'ho già comprato, bene. Questa roba qui per i rally, fondamentale. Questa la prendo, ma non serve in realtà, perché vai più piano. Il NOS, che però per i rally non serve, perché sennò ci ammazziamo. Però per fare una sprintata lo voglio. I sedili, le cose qui, le sospensioni, le luci, le antennuscole, il paraminchia, e ha preso tutto. Tutto. Ok, perfetto. Marco Caca. Abito a Cheseli Imperti e 3. Ah, al 3. Al 2 ci abita Cheseli. Perfetto, ho preso tutto. Tutto. Non so quanti milioni costa, ma me ne frego. Perché vedete quel numero lì, money, 6.000? Tra un po' saremo a 79.000. Vedete questo lavoro di volantinaggio che sto facendo per fare un po' di soldi da timo? Ma vaffanculo. Allora, per quanto concerne il motore, invece dobbiamo comprare le cose da flittari. Allora, flittari ti può riparare un po' il motore di suo. Quindi ti aumenta un po' i componenti rotti del motore. Però in teoria bisogna comprare le cose nuove da flittare e poi portargliela anche a riparare per fare il motore al 100%. I componenti da flittare si comprano sul suo stand quando entri sulla destra, ma spawnano solo se sono smontati dal motore della macchina. Quindi poi noi dovremo smontare tutto il motore, grazie alla guida di Casper non sarà difficilissimo. E in questo modo potremo, appariranno nella casella di flittari le cose da comprare e le potremo comprare. Del resto da flittari dobbiamo comprare questa roba qui, però solo se è smontata appare, quindi adesso non apparirebbe. Mi porto le birre. Ok, partiamo ragazzi, si va per lasciarvi a fare l'ordine sia del computer che di tutti i pezzi del rally. Nella speranza di trovare la valigetta, è come buon auspicio. Culo cam! E purtroppo non ho i miei CD. Abbiamo questa bellissima musica, radio. Così ci immergiamo meglio nell'atmosfera di My Summer Car. E si va. Ehi!
Oh cazzo, c'è il rally, è vero. Dobbiamo stare attentissimi. Oh minchia. Oh, occhio alla birra che mi si sposta. Non guardo, vado con Gesù Cristo. Eccoci qua. Eccoci qua. No. Dai, Sofà, fammi il miracolo. Fammi il miracolo. C'è anche la burrasca. Ci scommettete che arriva a casa e mi si è bruciata il fusibile del frigo e mi va male tutta la carne. Ale, sai che hanno trovato la canzone che ascolta quello lì in macchina? Se volete ve la metto, è bellissima. È questa qua. Si spacca tutto, let's go! Ma quanto è bella la Finlandia, cazzo! Ma sono diventato cieco. Non ci vedo niente. La cecità mi è entrata una cosa nell'occhio. Che cazzo è successo? Non ci vedo un cazzo. Perché non ho cosa è successo? Un moscerino, Casper. Cos'è successo? Non avevo il vetro. Ma ha preso un'ape. Aspetta, aspetta che capisco dove sono e guido l'uguale. Cos'è questo? Basta sta musica, basta. È una tragedia. Come dove va? Ma ragazzi, devo stare 10 minuti così, eh? Non posso stare 10 minuti in questa in questa condizione pietosa. Non so nemmeno cosa sto guardando. Vabbè ragazzi, non è che se ti entra un'ape in un occhio succede così, eh? Non è che diventi cieco così, grazie a Dio, eh? Ok, se faccio così e guardo il lato della strada, ce la posso fare. Eccoci qua. Qui siamo quasi sulla strada. Eccoci sulla strada. Aia, mi ha picchiato dentro, eh. Seguo la linea. È una minchiata, ragazzi. Stiamo facendo una cazzata incredibile, ma può andare anche bene. Metto la terza. No, troppo. Bravo. Così. Questa è la linea di mezzeria. Come si chiama? Ah! Il ponte. Questo è il ponte. Ok, siamo a Loppe quindi. Ce la posso fare, ragazzi. Non si molla un cazzo, non si molla. Arrivo per asciarvi. Non mi fermerà una cazzo di ape nell'occhio. Caramba, signorita. Ok. E in effetti guardare avanti forse era un'idea anche migliore. Ora che si vede un po' meglio. Oh cazzo. Eccoci arrivati, hai visto? Una passeggiata proprio. Una cazzata, facile facile. Il nome è il 4, è la marcia che inserita. E terza, seconda. Giro. Eccoci qua, vedi? Questo è un muro, perché se lo chiedesse, una collinetta. Allora, giornata fondamentale oggi, a parte che c'è appunto un'ape nell'occhio. Si è diventato... Non mi faccio domande. Si è diventati praticamente ciechi per colpa di un'ape nell'occhio. Quindi mi raccomando, usate sempre il parabrezza.
quello lì deve essere mio zio. Guarda, lo riconosco dalla tosse e dal catarro, lo riconosco. Sì, sì, è proprio mio zio. Sempre al top ti becco quando sei qui a peragiarvi, eh. Cristo santo. Vabbè, ok, allora, signori, ottimo. Siamo arrivati e possiamo, se non ho perso le due lettere, perfetto, eccole. Oh no, ce n'è solo una di lettera. Dov'è l'altra? Panico, eh. Eccola lì. Sì, possiamo fare l'ordine praticamente milionario più il PC. Questa deve essere l'ordine milionario. E vaffanculo. Occhio che a volte non entra bene e non ti parte l'ordine. Questa è entrata. Benissimo. Senti come tossisce lo zio, poverino. E il PC è partito. Benissimo. Benissimo. Ah, mi dà 150, caca. Perché ho portato un po' di cose pubblicitari. Vabbè, ma poi lo raccolgo dopo. Cioè, riprendo dopo i soldi. Devo comprare qui da Timo due cose d'alternatore. 6 fluid, motor oil, coolant. Quanto costa tutta sta roba da Timo? Ma come ne hai che una carta non paene, urasta. Oh, mi ne ho le pereiarve holuppe. Facevi wrestling? Ciao, Timo. Alla prossima, eh. C'era il sacco. Ho preso una birra in più che non si sa mai. Allora, iniziamo con la ricerca disperata, ragazzi, di questi... Ma ci sono i miei CD qua! Ma beati voi, cari amici, che siete qui su YouTube e potete vedere questo video e questa serie tagliuzzata. E quindi non intera, perché vi assicuro che la ricerca della valigetta è stata molto lunga. È molto tortuosa. Sì, ma se uno non lo sa non la troverà mai sta valigetta, eh. Non è finito il rally. Cristo. Non c'è qua, direi. Oh, io non la vedo, la vedrei, no? Mica sta scivolando, pensa se non c'era il freno a mano inserito, eh. Oh la madonna. Ma scusami. Vabbè, tanto non abbiamo lo stesso il parabrezza. Eeeh, si vola. Ecco fatto. Fanculo, hai capito, dai. Dai, Cristo, ho messo la folle. Dai, una bella botta di sofà. E va a fanculo a tutti, va. Non so quale sia il problema, forse non ha trazione. Frega cazzi, dammi il sofà, vai. Te la faccio vedere la trazione. Nel culo te la faccio vedere la trazione. Sì! Sì! No, no, non tornare lì nel buco, no! Dai, non ci arriva, oh! Sto stronzo. Ah! Oh. Ah, perché è così storto? Ma scusa, è sempre stata così storta quella... Vabbè, sti cazzi, è lo stesso, chi se ne frega? Per non parlare di un grosso problema che non avevo calcolato, che si chiamava rally. Non passa di qua il rally. Oh sì. Merda! Merda, no, no! Fermati, no! Ti prego, furgoncino, per carità di Dio. Oh, capitano, oh, che è? Ah, non passa di qua. Ma come? Ah, sì che passa di qua, sbagliato. Che fa? Ha sbagliato.
Ma attento! Quello è un cadavere, eh? Ma allora... Ma guarda lì! Iva! Oh! Oh! Ma sei scemo! Occhio, c'è gente morta qua! Ho paura, aspetta che scappo sul mio furgoncino! Ma siete tutti rincoglioniti! Cristo santo! Comunque sì, è stato molto duro. È stato... Abbiamo passato diverso tempo nel fango, nella fanghiglia, dove nemmeno i veicoli si muovono. Ma poi... Qui, nella foce, se c'è, è in mezzo all'acqua. Ma come vedete... Come vedete non c'è. Perché qua, ragazzi, come vedete, si va sottoterra, capito? Cioè, la valigetta non è visibile. È proprio sotto la superficie. Capite quanto è pezzo di merda sto gioco? Qui siamo nella grascia, capito? Vedete? È nell'acqua la valigetta. Se è qui. Va bene. Niente. Avanti. Avanti, ci sono 13 punti. Patriot Memory Viper V730. Cos'è? Boh. C'è qualcosa in sconto, non so nemmeno cosa sia. Oh, eccola! Eccola! L'abbiamo trovata! Eccola! Sì, la birra della vittoria, l'ho detto che l'avremmo bevuta! Sì! Ragazzi, vado a dormire. Non la prendo ancora perché sennò non si triggerà una roba. Deve succedere una cosa. Ma perché succeda devo dormire a casa. Sì! Guardate. Oh, tantissimi soldi, Big Loot. Guarda che non so chi sia questo, ma c'ha una faccia bellissima. Oh, Dio mio. Come ci godo. Andiamo a casa col malloppo. E possiamo fare il rally. Non ubriacatevi, ragazzi, non dite dei diciottenni che avete vinto un 5 milioni e li avete buttati da qualche parte con una valigetta. Per favore, non fatelo. Sì. Chiudi sta cazzo di valigia, che c'è gente. Ma sono morti tutti, non c'è più nessuno vivo. Tanto qua che cazzo ce ne frega. Hanno fatto una strage con i derrelli, assurdo. Dai, pigliala. Non me la tira più su, se buggata. Let's go. No, però. Però. Viva la Finlandia! Ciao Giocche, qua ci abitava Giocche, ciao caro! Sfreccio a casa! Questa era Flitari. Sono saltati fusibili. Cos'è sto suono? Flitari ci ha chiesto. Oh, il frigo. La cucina no. Meno male. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo a casa. Flitari ci ha chiesto un favore. Ci ha chiesto di scaricare la merda che abbiamo raccolto addosso a quello che fa le cose della macchina. Addosso a quello che ti dà la patente, per capirci. Quello stronzo lì che per 2 volte non ce l'ha data. E ci fa lo sconto poi se lo facciamo.
sui prodotti. Tanto noi dobbiamo avere a che fare con Flitari, quindi molto volentieri. Sarà fatto. Di solito devi andare a scaricare alle fogne, se no paghi una multa. Ma noi lo facciamo volentieri. È mezzanotte. Salviamo. 40% di sconto, eh? Signori. Ciuccia, 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 ciuccia. 7, 8, 9. Guarda come sale. Guarda come sale. Doppia F. Andiamo a premere F. Così, così. Sali, sali, che devo pagarmi un sacco di roba. Se tieni premuto il cazzo. Sai che questo gioco è infame fino alla fine? Addio. Guarda, tanto vale utilizzare i nostri tendini per questo scopo nobile. 20k, dai. Il resto lo prendiamo domani. Sarà una nottata bella, ma sicuramente me ne vado a dormire con il sorriso. Chissà come mi sveglierò, però. Ai 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 ai. Giocche, eccolo, ubriacone di merda. Suka, dammi il malloppo. Yoinks. Stupido giocche nel culo, mi vuole ammazzare. Aspetta che lo meno. Come si mena? Lo meno. Dove, com'è il tasto per... Ma è scemo, giocche? Se vuoi ammazzare... Dove è finito? Come si tirano i pu... Oh! Eccolo! Perché le? Come si mena? Qual è il tasto? Non mi ricordo. Guardalo, guardalo! Ho sbagliato! Tanto è ubriaco, è facile buttarlo giù. Ti piscia, giocche! Ti piscia in bocca! Madonna mia! Una boss... Questa sarebbe la boss fight di My Summer Car, ragazzi! La boss fight! Sì, ti piscio nel culo. No, si è bagnato tutto. Poverino, sai che cioè, veramente mi fa male il cuore. Un po' però. Un po' mi fa male il cuore, guardi. Povero Jocke. Sua moglie l'ha lasciato. Il treno lo mandava ai matti. L'ha lasciato per un tipo più sobrio. Una vita di ubriacatura e di marciume. L'unica soddisfazione, ovvero vincere a caso dei soldi. E un diciottenne figlio di puttana, col solo scopo di vincere il rally, gli ruba tutto. E ora l'unica cosa che gli rimane è avere un rapporto con il pavimento. Pover'uomo. Tradito dall'unico amico. Mi aveva anche chiamato per aiutarlo a trasferirsi. Cosa diventa l'uomo? Davanti ai soldi. Ma sta dormendo? Davanti al vile denaro. Cosa diventa l'uomo? Cosa? Addio, Jocke. Sta bestemmiando nel sogno. È ubriaco March. Del resto ci ha detto... Questo segreto ce l'ha detto perché era ubriaco. Sapete gli ubriachi... Arrivo? Sapete che gli ubriachi parlano troppo. È arrivato il mio ordine? Sì, è arrivato! Forse avrebbe condiviso, ma hai preso la via dell'avidità. Ti devo dire la verità. Se lo aiutavi a trasferire, una piccola parte te la dava. Lui era meglio di noi. Lui è meglio di noi. Non vi spoilerò niente, ma Jocke lo rivedremo ancora una volta. Ma non in questa live, una volta che finirò il rally.